Ciao a tutti, mi chiamo Danilo De Summa e nel film La guerra a Cuba sono Eddie, un fascista della Valsamoggia, uno sfigato tendenzialmente, cioè uno che ha passato tutta la vita pensando a se stesso sempre indietro rispetto agli altri e che ad un certo punto incontra questo gruppo di fascisti e vi aderisce. Una specie di ignorantone di paese che per dare un senso alla propria esistenza è capace di fare qualunque cosa, potenzialmente è una mina vagante fondamentalmente. E può esplodere in qualunque momento. Anche il suo mentore, in qualche modo, quando parla di Eddie, fa queste smorfie, questi ghigni, poi, che lasciano un po' capire che tipo di personaggio è, no? Poco controllabile. C'è un momento specifico durante il film dove ci sono questi due personaggi, Eddie e Filippo, seduti su una panchina. Eddie sta raccontando a mo' di guerriero la guerra che c'è tra Bologna e Modena da sempre, no? E ad un certo punto lui dice chi non onora la patria non onora neanche se stesso. E poi aggiunge, mio padre mi ripeteva sempre da piccolo ma chi onorando la patria dimentica di essere uomo non è degno neanche di vivere. Ecco, in questo momento, infatti lui gli dà anche dello stronzo, no, al padre. In quel momento è proprio in qualche modo questo pensiero racchiude esattamente che cos'è Eddie. È uno sfigato che come diciamo, omette delle parti importanti all'interno di un pensiero per dare senso alla propria esistenza, per non sentirsi ignorante, per sentirsi adeguato e all'altezza e capace di poter fare delle cose, di poter ricoprire un ruolo. In realtà poi è uno sfigato. Se lui non avesse incontrato nell'arco della sua vita, se non avesse incontrato un gruppo di fascisti, avesse incontrato, a mio avviso, avesse incontrato un gruppo dell'ISIS, lui vi avrebbe aderito, semplicemente perché il senso è proprio quello, no? Cioè, gli appartenenti all'ISIS che cosa fanno? Cioè, quelli che si radicalizzano. Vengono da una situazione difficile, cioè da una situazione dove spacciano, sono stati in galera per piccoli crimini, sfigati, che non hanno, che si vedono come dei falliti, che non hanno nessuna prospettiva di futuro, nessuna prospettiva di miglioramento, e quindi che fanno? Ad un certo punto si danno un senso e si fanno esplodere nelle piazze, oppure tirano fuori una pistola e sparano a caso. Ecco, è esattamente così. Se non avesse incontrato quindi un gruppo fascista, avesse incontrato un gruppo dell'ISIS, lui avrebbe aderito tranquillamente a questa cosa pur di dare un senso alla propria esistenza. Non è neanche, cioè, non è neanche la necessità di dimostrare agli altri quanto a se stesso il suo valore.